un cittadino di Carcosa. Poiché esistono diversi tipi di morte, in alcuni il corpo rimane, in altri svanisce insieme allo spirito. Questo di solito succede in solitudine, tale è il volere di Dio, e non vedendo la fine, diciamo che l'uomo si è perso o è partito per un lungo viaggio, come infatti avviene. Ma qualche volta può accadere alla vista di molti, come mostra un'ampia testimonianza. In un tipo di morte anche lo spirito muore, e questo si sa, può accadere mentre il corpo rimane vigoroso per molti anni. Talora, come è veridicamente attestato, lo spirito muore insieme al corpo, ma dopo del tempo risorge nuovamente in quel luogo in cui il corpo si è putrefatto. Mentre meditavo sulle parole di Ali, che Dio gli dia pace, e mi chiedevo il loro pieno significato, come uno che avendo un'indicazione ancora dubita se dietro non ci sia qualcosa d'altro, non notai il luogo nel quale mi ero perso, fin quando un improvviso vento freddo che mi colpì in viso non resuscitò in me il senso di ciò che mi circondava. Osservai con stupore che nulla mi era familiare. Ai miei lati si stendeva una pianura desolata e brulla, coperta da un'altra vegetazione secca, che frusciava e fischiava nel vento autunnale, con suggestioni il cielo sa quanto misteriose e inquietanti. In alto, a lunghi intervalli, sporgevano cupe rocce dalle strane forme, che sembravano avere un'intesa l'una con l'altra, e si scambiavano sguardi di dubbio significato, come se sollevassero il capo per osservare l'esito di un evento previsto. Pochi alberi dissecati apparivano qui e lì come comandanti in questa malevola cospirazione di tacita attesa. Il giorno, pensai, doveva volgere al termine, benché il sole fosse invisibile, e sebbene sentissi l'aria umida e fredda, la mia consapevolezza del fatto era piuttosto mentale che fisica. Non provavo alcuna sensazione di disagio. Su tutta la scena tetra gravava una volta di basse nuvole plumbe, come una maledizione visibile. In tutto ciò c'era una minaccia e un cattivo presagio, un'allusione malefica, un segno del destino. Non c'erano uccelli, animali o insetti. Il vento sospirava tra i rami nudi degli alberi morti e l'erba verde si piegava a sussurrare il suo terrificante segreto alla terra. Ma nessun altro suono o movimento rompeva la spaventosa pace di quel luogo tetro. Osservai tra l'erba numerose pietre, consumate dalle intemperie, palesemente tagliate con mezzi umani. Erano spezzate, coperte dal muschio, mezzo interrate. Qualcuna era terra, qualcuna inclinata a varie angolazioni, ma nessuna verticale. Erano ovviamente pietre tombali, benché le tombe non esistessero più nemmeno come tumuli o depressioni. Il tempo aveva livellato tutto. Sparsi qui e lì, dei blocchi più massicci indicavano dove tombe più pompose ed ambiziosi monumenti un tempo avevano lanciato la loro debole sfida all'oblio. Quei relitti apparivano così antichi, quelle vestigia della vanità umana, quei segni di affetto e di pietà così demoliti, consumati e sporchi. Così negletto, deserto e dimenticato il luogo che non potei evitare di pensare di aver scoperto un cimitero di una razza preistorica il cui nome fosse da secoli estinto. Assorto in queste riflessioni mi dimenticai dei miei problemi, ma presto pensai come sono capitato qui. Bastò la riflessione di un momento a rendermi tutto chiaro e a spiegarmi nello stesso tempo, benché in modo inquietante, il carattere singolare con il quale la mia fantasia rivestiva tutto ciò che vedevo e sentivo. Ero ammalato. Adesso ricordavo di essere stato prostrato da un'improvvisa febbre e che la mia famiglia mi aveva raccontato che nei miei deliri avevo gridato senza sosta, chiedendo libertà ed aria, e che mi avevano dovuto legare al letto per impedire una mia fuga dalla porta. Ora avevo eluso la vigilanza di chi mi assisteva e vagabondavo qui. Qui dove? Non riuscivo ad immaginarlo.
Mi trovavo chiaramente ad una considerevole distanza dalla città dove abitavo, l'antica e famosa città di Carcosa. Non c'era intorno a me segno di vita umana, né visibile né udibile. Non il sollevarsi di fumo, non l'abbaiare di un cane da guardia, non il belare di grezzi, non il rumore di bambini che giocano, nulla, tranne quel tetro cimitero, con la sua aria di mistero e di terrore, dovuta certo ai miei disordini mentali. Cominciavo di nuovo a delirare, senza la possibilità di un aiuto umano? O era tutto un'illusione della mia follia? Urlai il nome di mia moglie e di miei figli e allungai le mani in cerca delle loro, pur continuando a camminare tra tombe fatiscenti ed erba secca. Un rumore alle mie spalle mi fece voltare. Un animale selvatico, una lince, si stava avvicinando. Pensai, se mi ammalo qui nel deserto o se mi ritorna la febbre e cado, questa belva mi azzannerà. E andai incontro, gridando. La lince trotterellò tranquilla a pochi passi da me e scomparve dietro una roccia. Pochi minuti dopo, la testa di un uomo spuntò dal suolo a poca distanza da me. Stava risalendo più in là il pendio di una bassa collina, la cui sommità si distingueva a malapena dal livello generale. La sua figura intera arrivò presto in vista contro lo sfondo delle nubi grigie. Era mezzo nudo, vestito di pelli, aveva i capelli arruffati, la barba lunga e incolta. In una mano portava un arco con freccia, nell'altra reggeva una torcia accesa con una lunga scia di fumo nero. Camminava lentamente, con prudenza, come temendo di cadere in una tomba aperta nascosta dall'erba alta. Questa strana apparizione mi stupì, ma non mi allarmò. E avvicinatomi, lo incontrai quasi faccia a faccia, rivolgendogli il saluto abituale «Dio ti protegga». Non rispose né si fermò. «Buon straniero», continuai, «sto male e mi sono perso. Indicami, ti supplico, la strada per Carcosa». L'uomo incominciò un canto barbaro, in una lingua sconosciuta, e continuò a camminare. Una civetta sul ramo di un albero secco emise il suo lugubre verso e un'altra le rispose, lontano. Alzando gli occhi vidi attraverso un improvviso squarcio tra le nuvole Aldebaran e le Iadie. In tutto ciò c'era un presagio notturno. La lince, l'uomo con la torcia, la civetta. Eppure vedevo ancora le stelle nel cielo chiaro. Vedevo, ma apparentemente non ero né visto né sentito. Sotto quale terribile sortilegio stavo vivendo? Sedetti ai piedi di un grande albero per riflettere seriamente su cosa fosse meglio fare. Che fossi pazzo non c'era più da dubitarne, per quanto esistesse una incertezza nella mia convinzione. Non c'era traccia di febbre. Inoltre provavo un senso di euforia e di vigore finora a me ignoto, una sensazione di esaltazione mentale e fisica. I miei sensi sembravano tutti vigili. Potevo sentire l'aria come una sostanza massiccia. Potevo udire il silenzio. Una grande radice dell'albero, al tronco del quale mi ero appoggiato, sedendomi, racchiudeva nelle sue volute una lapide, una parte della quale si protendeva in una cavità formata da un'altra radice. La pietra, quindi, era parzialmente protetta dalle intemperie, benché apparisse assai mal ridotta. Gli angoli erano scintillanti, i bordi corrosi, la superficie scavata e sfaldata. Scintillanti particelle di mica erano visibili nel terreno intorno ad essa. Erano vestigia della sua decomposizione. Questa pietra evidentemente copriva la tomba su cui poi l'albero era cresciuto secoli prima. Le prepotenti radici dell'albero avevano derubato la tomba e fatta prigioniera la lapide. Un improvviso colpo di vento fece volar via le foglie secche e i ramoscelli dalla superficie superiore della pietra. Vidi le lettere in basso rilievo di un'iscrizione e mi chinai a leggere. «Dio del cielo, il mio nome e cognome, la data della mia nascita, la data della mia morte». Un basso raggio di luce illuminò l'intero tronco dell'albero mentre balzavo in piedi, terrorizzato.
Il sole stava sorgendo dall'oriente rosato. Io ero in piedi tra l'albero e il largo disco rosso, ma nessuna ombra scuriva il tronco. Un coro di lupi ululanti salutava l'alba. Li vidi seduti sulle zampe, isolati o in gruppo, sulla sommità della irregolare cavità, e tumuli che riempivano per metà la prospettiva del deserto e si stendevano fino all'orizzonte. E improvvisamente allora capii che quelle erano le rovine dell'antica e famosa città di Carcosa. Questi sono i fatti rivelati al medium Bayrol dallo spirito di Osaib Alar Robarden.